In questa edizione di Completely Short. I Lib Dem chiedono di ricucire i rapporti con l'Europa. Il governo presenta il nuovo sistema di allerta per le emergenze. Carlo e Camilla celebrano le madri sui social. Sei nazioni, male la nazionale italiana, promettenti gli under 20. L'ICI di Londra presenta il nuovo numero di The Florence Review. Brexit. I Lib Dem chiedono di ricucire i rapporti con l'Europa. Il leader del partito, Sir Ed Davey, ha accusato i conservatori e laburisti di ignorare la Brexit e i suoi effetti sull'economia. Davey, durante la convention dei Lib Dem a York, è stato più duro con i conservatori. Questi sono accusati di aver siglato un accordo disastroso per il paese. Per il leader, la crescita economica può avvenire soltanto ricostruendo il rapporto che si è rotto con l'Europa. Sicurezza. Il governo presenta il nuovo sistema di allerta per le emergenze. Ieri è stato reso operativo il nuovo sistema che invierà i messaggi automatici sui dispositivi mobili dei britannici in caso di emergenza. Ad occuparsi direttamente delle comunicazioni saranno il governo e i servizi d'emergenza. I messaggi conterranno anche le istruzioni da seguire. Il primo test nazionale verrà eseguito domenica 23 aprile. Royal Family. Carlo e Camilla celebrano le madri sui social. In occasione della festa della mamma, Carlo III e la regina consorte Camilla hanno deciso di ricordare le loro madri. Sui canali social della Royal Family sono comparse due foto. La prima vede Carlo III in braccio a Elisabetta, la seconda Camilla accanto a Rosalind Shand. Ad accompagnare i post, il testo: a tutte le madri ovunque e a quelli a cui oggi mancano le loro madri, pensiamo a voi e vi auguriamo una speciale festa della mamma. Sport. Sei nazioni, male la nazionale italiana, promettenti gli under 20. L'Ital Rugby colleziona per la 14ª volta l'ultimo posto nel Sei Nazioni con 5 sconfitte su 5 partite. L'ultima sconfitta sabato contro la Scozia per 14-26, nonostante una buona prestazione. A destare curiosità invece il torneo under 20, conclusosi ieri. L'Italia ha chiuso il torneo con 2 vittorie su 5 match, grazie al 29-25 sul Galles e al 40-17 sulla Scozia. Letteratura. L'ICI di Londra presenta il nuovo numero di The Florence Review. Il 30 marzo alle ore 19 presso l'Italian Cultural Institute verrà presentata la rivista semestrale letteraria bilingue. La serata sarà caratterizzata da un dialogo sulla letteratura italiana e inglese contemporanee. Verranno presentati anche i due numeri Horizon e Joy. Presenti gli editori Martino Baldi e Alessandro Raveggi e gli autori Gianluca Di Dino, Viola Di Grado e Chris Power.